Oggi siamo qui col presidente Riccardo Fuochi, Associazione Italia Hong Kong. La Sweet Losisis Center è un'azienda svizzera, giusto? Con sede a Torino ed è specializzata nella movimentazione, stoccaggio, logistica e servizi per l'arte. Fate anche vini pregiati, oggetti di valore, mode e beni di lusso. Wow! Quindi per voi diventare un partner di fiducia per i vostri clienti è sicuramente una cosa molto importante. Come avviene tutto questo? Ma avviene proprio con l'approccio che abbiamo alla nostra attività, al mondo della moda in particolare, ma trattando anche oggetti particolarmente delicati come le opere d'arte, che sono oggetti unici, abbiamo acquisito un modo di operare che cura particolarmente con grande attenzione i prodotti che movimentiamo o trasportiamo. Per noi non fa differenza, un capo di alta moda equivale a un'opera d'arte, quindi dobbiamo avere la stessa cura, la stessa attenzione che abbiamo appunto con le opere d'arte quando trattiamo anche prodotti del settore della moda. E dove operate in tutto questo e come possono trovarvi i telespettatori che ci stanno seguendo in questo momento? Beh, operiamo prevalentemente in Svizzera con una base a Chiasso, siamo presenti a Hong Kong, a Shanghai, Pechino e New York. Complimenti, ma riguardo questo, ci può raccontare un po' il collegamento tra Italia e Hong Kong con la nuova Via della Seta? Beh, Hong Kong non per niente è definita The Heart of Asia. Quindi Hong Kong è proprio al centro dell'Asia, ma è al centro non soltanto come posizione geografica, ma anche come cultura, perché Hong Kong ha acquisito molto dalla cultura occidentale ed è ovviamente una città asiatica. E quindi è proprio il punto di incontro tra due culture come quella asiatica e quella occidentale. Hong Kong è poi un punto importante nell'ambito del progetto chiamato la Via della Seta e in effetti una delle realizzazioni di questa Belt and Road Initiative è stata ultimata realizzando una zona che si chiama Greater Bay Area, che è tutta la zona del Guangdong a ridosso di Hong Kong, che è il luogo con la massima concentrazione di aziende tecnologiche che vi sono in Cina, di ricerca, di innovazione e dove il tenore di vita è piuttosto elevato, quindi è anche un buon mercato per i prodotti del Made in Italy. Hong Kong gioca un ruolo essenziale perché proprio è al centro di questa zona e data la caratteristica di Hong Kong, che è un paese, è stato nominato ancora una volta come l'economia più libera al mondo nel 2020, quindi vi sono tutte le prerogative e le caratteristiche per poter sviluppare degli ottimi business partendo da Hong Kong. Io la ringrazio tantissimo, non solo per averci delucidati, ma anche per averci fatto capire come si può unire due mondi così differenti. La ringrazio tanto e spero di vederla all'edizione dell'anno prossimo.